Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale con questo nuovissimo episodio del mio pensiero contro il pensiero del web. Oggi più che mai ragazzi, in un episodio molto importante e molto attuale. E so già che dall'altra parte dello schermo molti di voi staranno pensando: meglio che me sto zitto, perché se parlo... Ecco, punto. Tra l'altro, come vedete, oggi c'è un ospite speciale, ovvero il cartello dei 10k su Instagram, quindi mi raccomando, se non lo fate ancora, seguitemi su Instagram, vedete l'omino qui alla mia destra e quindi alla vostra sinistra dei vostri teleschermi, come diceva il buon Pizzul con un accento ben diverso. Io sono più un trevisani, se vogliamo poi andare a parlare di politica estera, però quello lo lasciamo alla fine del video. Vi volevo anche dire che prossima settimana, ragazzi, mi raccomando, puntualissimi sul canale, non puntuali di che poi non ho detto ancora quando esce, non lo so manco io quando esce. Vi dico solo che sto preparando una top 10, ecco sì, però vedete, vabbè, comunque sta di fatto, sto preparando una top 10 dei migliori gol della carriera con il Leicester. Insomma, so che vi fa piacere sempre avere qualche video speciale di questa nostra avventura passata quest'anno, insomma, ma... Torniamo a parlare di noi, torniamo a parlare di questo argomento caldo. Io sto facendo di tutto per non parlarne, perché mi pare ovvio che non è che ci sia tanto di bello da dire. Però, diciamo che attualmente l'Italia è a rischio, come avete letto dal titolo. Perché intanto è un cantiere aperto, e allora anche lì poi il pensiero del web oggi ci aiuterà molto a capire cosa voi pensate di quest'Italia, perché francamente c'è tanto da rivedere. Però va detto che quest'Italia di Ventura, gioco o non gioco, risultato o non risultato, ecco, forse dal punto di vista dei risultati qualcosa conta, rischia di non partecipare al mondiale. Perché? Allora, facciamo un rapido recap su come funzionano le qualificazioni, per chi non lo sapesse. In tutti i gironi passa la prima, chiaramente, e poi le migliori 8 seconde. Cosa significa? Che ovviamente tra i vari gironi che sono presenti per queste qualificazioni, le migliori 8 seconde, quindi tra differenza reti, punti, eccetera, eccetera, se la giocheranno ai playoff. Che poi il problema è che anche partecipando ai playoff non è detto che si andrà ai mondiali, perché chiaramente ci sono altre squadre che puoi incontrare. Penso al girone della Francia, in cui ci sono Francia e Svezia che comandano il girone, si tolgono un punto se non ricordo male, quindi c'è il rischio anche di incontrare potenzialmente la Francia, che personalmente con tutta la qualità che ha in questo momento la eviterei. Quindi pensate che se l'Italia dovesse non qualificarsi al mondiale, insomma, oltre a una figura di merda abbastanza importante, sarebbe chiaramente una notizia clamorosa, non senza precedenti, perché un precedente adesso ve lo vado anche a dire, insomma, qual è. Esiste e risale al 1958, si trattava del mondiale in Svezia e l'Italia non riuscì a qualificarsi, quindi fu l'unica occasione, insomma, in cui l'Italia non si qualificò a una fase finale e quindi alla fase a gironi del campionato del mondo. E dato che in questi giorni, specialmente dopo la sconfitta di sabato sera contro la Spagna, le critiche, giuste o sbagliate che siano, ci sono state, o le lodi o le critiche, comunque sono troppe in qualsiasi caso, cioè dovrebbe sempre esserci un equilibrio. È vero, l'Italia contro la Spagna non è neanche scesa in campo a tratti, perché poi ho visto anche delle cose buone, sono state chiaramente di meno, però ci sono state, e quindi è chiaro che se uno vuole vedere solamente il nero o solamente il rosa della vita non si va da nessuna parte, invece bisogna trovare un equilibrio. Infatti ha parlato di questo il direttore generale della FIGC, ovvero Michele Uva, che ha risposto praticamente a quello che aveva detto qualche giorno fa il presidente Tavecchio. Fammi una grattata dall'altro, quello porta sfiga. Bene, Tavecchio aveva esclamato che sarebbe un'apocalisse vedere l'Italia non qualificata al mondiale. E chiaramente noi da italiani, specie i più giovani, che siamo cresciuti con il mito di andiamo a Berlino, andiamo a Berlino, andiamo a prenderci la coppa, sarebbe clamoroso, insomma, possiamo essere d'accordo con lui. Ha risposto quindi Uva, esclama, che poi fa troppo ridere sto nome, ragazzi, non c'è niente da fare, però ha esclamato: l'apocalisse è chiaramente un termine che il presidente Tavecchio ha utilizzato e bisogna chiedere a lui. Cerco sempre di essere positivo e dico che lavoriamo affinché l'Italia non resti fuori dal mondiale, ma lavoriamo tutti insieme, anche voi della stampa, e questo è un riferimento clamoroso ai giornalisti. Io sogno di fare il giornalista, ma sono il primo a criticare purtroppo la stampa da questo punto di vista. Non c'è mai un equilibrio, a volte pur di fare audience, fare ascolti, vendere giornali, vengono scritti titoli in prima pagina che non stanno né in cielo né in terra, ma questo un po' in tutto, anche su YouTube, come sappiamo un po' tutti, insomma, i titoli clickbait, no? E comunque ha poi concluso dicendo che già l'Italia in passato ha avuto un playoff per la qualificazione mondiale, affrontandolo e passandolo. Chiaramente è un'altra occasione rispetto a quella di cui vi parlavo prima,
del mondiale in Svezia, quando l'Italia non arrivò neanche seconda praticamente, o comunque non so come funzionava all'epoca. Fatto sta che non si qualificò minimamente neanche ai playoff. Sta di fatto che io, come al solito, non mi sono fatto mancare di scrivere un bel post su Facebook chiedendovi insomma cosa ne pensate di quest'Italia e in particolare anche di Ventura. Diciamo che ha fatto un po' discutere il mister, effettivamente. Poi c'è chi piace e chi non piace. De gustibus. Schifo, na merda, fa cagare, hai ragione. Ma chi? Devo ammettere che mi sono sforzato molto per trovare commenti positivi e alla fine non li ho trovati. No, perché di base c'è, cioè, ragazzi, che ha scritto di tutto proprio buttando. Vabbè, partiamo con Luis che ci scrive: ridicoli, né capo né coda, fe. Il fair play da me, eh? No, perché l'autismo comunque è una brutta bestia. Davide ci scrive: i giocatori sono ottimi, ma non adatti a quel modulo. Basta pensare che Insigne faceva il terzino per ricoprire Spinazzola e De Rossi faceva, o meglio, doveva fare da collante fra attacco e difesa con Verratti sottotono. Purtroppo la poca intesa e la scelta sbagliata del modulo ci sta penalizzando. Una considerazione che hanno fatto gli HMET, che tra l'altro saluto e sulla quale mi sono trovato molto d'accordo, è che Ventura, come leggeremo poi da altri commenti, arriva dal Torino, quindi abituato a fare chiaramente l'allenatore. In nazionale non devi, non puoi permetterti di fare l'allenatore, ma devi fare il selezionatore. E quindi lui seleziona i migliori giocatori italiani che trova in circolazione o comunque quelli più in forma. E devo dire che comunque ci siamo, perché alla fine sono quelli, non è che possiamo permetterci, non siamo né la Spagna, né il Brasile, né la Francia attualmente, che hanno veramente tre squadre, no? Detto questo, è chiaro che se Insigne al Napoli 2 settimane fa, 1 settimana fa, ti faceva il mostro, giocate incredibili in nazionale 3 giorni dopo, non struscia una palla e non sa neanche che cosa deve fare, c'è qualcosina che non va e non penso che sia un problema di Insigne. Il selezionatore della situazione, quindi Ventura, deve mettere i giocatori, anche potendoli allenare poco e quindi non potendo far capire gli schemi, dovrebbe, quindi utilizziamo il condizionale, mettere in condizione la rosa che ha di giocare nel modo migliore. Ma come sa giocare? È chiaro che poi ci devono essere gli spunti, la fantasia. Insigne sicuramente se è abituato a giocare con Sarri in un modo, arriva in nazionale e Ventura gli dice di fare la cosa opposta. Va un po' in confusione, ma lui come altri. Poi chiaramente un po' dispiace per Spinazzola che è stato ammazzato quando con la Spagna ha giocato la prima partita ufficiale in nazionale. Chiaramente va capito, anche se poi ha fatto degli errori un po' imbarazzanti sotto alcuni aspetti che non doveva fare. Però, ragazzi, si parla sempre di un giovane che messo sotto pressione in una partita così importante e delicata può andare in difficoltà, un po' come tutta la squadra, insomma. Quindi mi ricollego, come dicevo prima, al commento di Luca che ci scrive: Ventura, quando era allenatore del Toro, ha fatto grandi cose. Ora, come CT della nazionale, sta sbagliando gli schemi. Proporre una formazione con soli 2 centrocampisti è da suicidio, specialmente, aggiungo io, contro la Spagna a Madrid. Danilo, invece, una risposta proprio non riesce a darsela a questa domanda. Ma perché Ventura è diventato CT? Caro Danilo, il problema è chiaramente che l'Italia non riesce a vincere, quindi tu ti innervosisci, dai la colpa a Ventura, ma non è quello il problema, perché per vincere basta fare una cosa: convocare Crespo. Ma che, davvero? Mo' chiamo, aspettate. Oi, Gairo. Ma quindi, se ti convochiamo in nazionale, vinciamo il mondiale? Sì, ah sì, è vero, per forza, per forza. Secondo me dovrebbero fare attacco Crespo, Belotti, Immobile e vinciamo il mondiale. Non glielo di avventura che già ne ha messi 4 davanti, con te ne mette 6 poi, cioè boh. Aspetta, c'è la battuta di Crespo, c'è la battuta di Crespo. Con Crespo davanti è un'avventura. Ah, ok. Secondo me invece è una disavventura. Niente, stavo in vena pure io. Vabbè, dai, buonanotte, Edo. Ciao, ciao. Bene, quindi abbiamo capito che con Crespo in nazionale andiamo a vinciamo il mondiale e quindi niente, ragazzi, anche per il momento è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Non so quanto sia uscito lungo, l'importante è che sia uscito con un senso, scorrevole, divertente, emozionante, pazzesco, eterosessuale, non penso perché c'era Crespo, ma comunque allora spero comunque che abbiate capito il mio punto di vista. Qui sotto nei commenti consigliatemi, cioè consigliatemi che commentate con appunto il vostro punto di vista e seguitemi soprattutto sui social in modo che potete interagire anche voi e far parte di questi video. Detto questo, ragazzi, ci avete la fine, noi ci vediamo prossimamente con nuovi video, non mi chiedete quali perché effettivamente non lo so, quindi cioè lo so però non me lo ricordo perché ho un po', cioè, soffro d'Alzheimer, no, come sapete. Comunque, se non siete già iscritti al canale, noi ci becchiamo appunto con i prossimi video. Un bacione, ciao, raga!